Buonasera a tutti, siamo sempre qui dall'Agro Cepacioc di Lecce, fiera dedicata al mondo della panificazione, dell'alimentazione, della cioccolateria, dei prodotti biologici e agricoli, non solo salentini, non solo pugliesi, ma anche nazionali. Siamo in compagnia di un grande amico di Pianeta Pane, grande nel vero senso del termine, ed è il nostro Alessandro Slama, maestro panificatore, direttamente dall'isola di Ischia. Non solo un panificatore, non solo un professionista, ma anche un dimostratore, ma anche un consulente per aziende e per altri professionisti come lui nel campo della panificazione. Benvenuto ad Alessandro qui su Pianeta Pane Web. Salve, buonasera a tutti. Come ha detto, sono Alessandro Slama e vengo dall'isola di Ischia. Benissimo. Alessandro, noi cogliamo l'occasione qui sul nostro magazine online di approfondire alcuni temi nel campo della panificazione, proprio in questa fiera. La prima domanda che vorrei fare ad Alessandro è questa: in un mercato della panificazione che sta cambiando a livello nazionale e a livello internazionale, in un momento di forte crisi e in un momento in cui però contro la crisi il gusto riesce a controbattere questo momento, io vorrei chiedere ad Alessandro se lui vede nel locale, se lui vede la clientela del suo panificio, quindi sull'isola di Ischia e in particolare nei locali dove lui va, nelle particolarità dei posti dove lui frequenta con le sue attività professionali, se lui vede che il mercato si riflette anche nei clienti proprio del punto vendita di paese. Sì, purtroppo il momento è quello che è. Nella mia attività su questo non è successo, fortunatamente. Certo, la gente vuole la qualità, vuole il prodotto, vuole la freschezza quotidiana. Una volta il pane si buttava, chi aveva gli animali, chi insomma ne faceva altro. Adesso va tutto misurato, però si continua a vendere e la gente vuole mangiare. Benissimo, io vi ricordo comunque di consultare le ricette di Alessandro Slama sul nostro portale pianetapane.it, lo trovate all'interno della sezione ricette professionali, quindi andate a trovare Alessandro Slama e le sue ricette. Io volevo chiedere ad Alessandro invece se l'utilizzo di prodotti di estrema qualità, che sono quelli che lui preferisce rispetto a prodotti magari un po' più commerciali, un po' più comuni, ecco, quindi il fatto che l'attenzione che mette Alessandro nello scegliere gli ingredienti che poi lui utilizzerà per le proprie ricette, per i propri prodotti che offre alla clientela, se poi alla fine paga, cioè il cliente si accorge che c'è estrema qualità e cura nei prodotti che vengono fatti nel tuo panificio? Sì, come dicevo prima, il prodotto la gente lo capisce, una volta magari era ignara di tutto ciò, adesso lo capisce, lo gusta e la gente gli piace il mangiare buono. Il fatto che i prodotti di seconda e terza scelta non portano benefici, all'inizio magari a livello economico magari trovi benefici e poi a lungo andare la qualità esce fuori alla lunga. Infatti io lo dico agli amici, ai clienti, a qualche collega, dico: usa i prodotti buoni, usa i prodotti di qualità, non usare mai i prodotti scadenti perché è come una forbice, alla fine ti tagliano le gambe. Questo dipende anche dal fatto che c'è sul mondo della TV, sul mondo del web, sulla carta stampata, un proliferare di trasmissioni, programmi, blog, siti web che parlano di gusto, che parlano di panificazione, che parlano di pane e quindi offrono la possibilità ai clienti di prendere coscienza di come viene fatto il pane, di quanto vale la professionalità di un panificatore. E quindi ecco che il cliente magari inizialmente entrava nel panificio solamente per acquistare il pane e sentiva se era buono o no e finiva lì, adesso invece si rende conto anche degli ingredienti che vengono utilizzati per quel prodotto, è vero? Sì, questo è sicuro. La gente viene, chiede, si informa, a volte viene al panificio, dice: Alessandro, ho sentito il W, ho sentito il glutine, se mi dai una spiegazione io non riesco a capire,
Io sinceramente do ben volentieri, io non temo la concorrenza, non temo nessuno, perché comunque so i miei prodotti com'è, che valgono, e so il mio lavoro, quindi lavorando bene non aver paura di nessuno. Ricordiamo che Alessandro Slama è stato campione del mondo per quanto riguarda la parte pasticceria da forno, con un grande prodotto che lui ha presentato alla fiera di Rimini, il SIGEP. Ci vuoi parlare di questa esperienza? È stata un'esperienza fantastica, me la ricorderò tutta la mia vita, insomma, è irripetibile, penso, perché comunque la prima volta è sempre la più bella e la più mozzafiante. Qual era il prodotto vincitore? La sfogliatella. La sfogliatella napoletana. Un'ultima domanda per Alessandro, prima di salutarci. Alessandro fa parte di un'associazione che è il Club Arti e Mestieri. È un'associazione di professionisti, di amici, di panificatori e di dimostratori che amano il pane e il mondo del pane. Alessandro gira l'Italia in fiere, in piazze, dando trasmettendo la sua professionalità e la sua passione per il mondo della panificazione. Io volevo chiedere ad Alessandro, un panificatore, è opportuno che si associ a un gruppo che faccia quadrato, che non dico il Club Arti e Mestieri, ma qualsiasi altro gruppo nel mondo della panificazione, oppure magari gli suggerisci che se ne resti per conto proprio a continuare a lavorare, magari portando avanti la propria attività senza associarsi con nessun altro? No, secondo me no, la cosa importante della nostra associazione è proprio questa, che siamo tutti amici, non ci potete credere, ma ci telefoniamo di notte, ci telefoniamo in orari più assurdi, cioè quando c'è qualche problema oppure non sa come risolverlo, chiama l'amico, chiama il collega e verrà risolto il problema, e quindi a parte questo poi giriamo, conosciamo tante culture, tante realtà, tante cose nuove che comunque fanno bene al nostro bagaglio tecnico e professionale soprattutto. Poi comunque il nostro club è un club fatto di amici, dopo il lavoro sono cene, cenette, alla fine siamo tutti grandi amici e questo è lo scopo nostro. E poi è normale, c'è quello che viene dalla Sicilia che ti dà la sua, quello che viene da Bolzano che ti dà la sua, io vengo dalla Campania e do la mia. Giustamente, e quindi è veramente il caso di dirlo, l'unione fa la forza. E quindi l'unione fa la forza tra pianetapane.it e Alessandro Slama, un'amicizia che ancora continua. Troverete le sue ricette sul nostro portale, ricette professionali del maestro Alessandro Slama da Ischia. Grazie di essere con noi sul Pianeta Pane Web TV. Ciao Alessandro. Ciao, grazie a voi. Ciao da Agro Cepa Cioc.